Filipponi, dopo l'incontro di giovedì scorso, ha detto che comunque la maggioranza dei commercianti è favorevole al PUMS. Punto primo, se è vera questa affermazione, e secondo, cosa ne pensate voi di questa grossa rivoluzione? Beh, questo è tutto da verificare, perché non è proprio così, nel senso che il PUMS ha delle criticità che sinceramente non accettiamo, anche perché purtroppo questa storia l'abbiamo vissuta già 25 anni fa con il vecchio PUT, e quindi riteniamo opportuno prima capire che cosa prevede, ma soprattutto dove dobbiamo arrivare, perché se parliamo fra 10 anni di questa approvazione del PUT, diciamo che forse fra 10 anni molte attività commerciali sono chiuse. Teramo non ha bisogno di un allargamento della ZTL, perché già ce l'abbiamo, con tutte le conseguenze negative che in passato abbiamo avuto, e purtroppo la realtà, diciamo, crea una situazione davvero di disagio, sia come ZTL ma soprattutto come parcheggi, che l'attuale situazione dei parcheggi, diciamo, crea soprattutto da parte di chi ne fruisce la difficoltà di arrivare a Teramo, di parcheggiare, e soprattutto il rischio grandissimo e purtroppo reale di prendere una multa, perché dopo 10 minuti che non hai pagato il parcheggio, purtroppo c'è chi passa e ti mette il fogliettino. E non è giusto che una città come Teramo, ma soprattutto in tutte le grandi città, non avviene così, perlomeno non funziona così. Quindi questa situazione dei parcheggi deve essere assolutamente rivista, ma soprattutto deve essere immediatamente risolta. Cosa pensate voi abbia invece bisogno il centro storico? Ma noi l'abbiamo già detto in passato, l'abbiamo detto a tanti altri politici che hanno preceduto questa amministrazione, l'abbiamo detto anche a questa amministrazione. Teramo ha necessità di essere aperta, quindi necessita dei servizi, delle persone che vengono a Teramo, che devono fruire, diciamo, del centro storico, cosa che purtroppo in questi ultimi anni non succede più, e i problemi sappiamo quali sono, l'ho appena accennato, e quindi, diciamo, abbiamo necessità di risolvere, diciamo, la situazione del centro storico. Certamente non sarà l'allargamento della ZTL ad aiutare questa città. L'ultima, se passasse questo PUMS, sarebbe una condanna a morte per molte attività? Assolutamente, come ho già detto all'assessore, si parla del 2025, quindi, diciamo, di 3 anni, di un triennio che dovrebbe avere un primo step di questo PUMS. Diciamo che già qui siamo in difficoltà attualmente, quindi se ulteriormente devono passare altri 3 anni, diciamo che molte attività in centro storico saranno chiuse, e questa non è una bella cosa per una città come Teramo, non merita questo.